Dottoressa Marchetti, uno degli aspetti del reddito di cittadinanza di cui si parla poco è quello della privacy. Esiste un rischio privacy? Esisteva un problema privacy nella prima stesura della norma sul reddito di cittadinanza, infatti erano previsti dei trattamenti molto invasivi. Con l'estratto conto della carta del reddito di cittadinanza si hanno tutta una serie di informazioni che riguardano le abitudini della persona. Facciamo il caso anche delle scelte alimentari, che possono dire molto, possono dire se si soffre di una determinata patologia, di un'allergia, oppure se si segue una religione precisa. Questi dati ceduti a terzi sono una fonte di informazioni molto preziosa perché possono essere utilizzati a fini commerciali ma anche a fini politici, per esempio. Addirittura gli operatori dei centri per l'impiego e dei servizi comunali erano chiamati a svolgere un monitoraggio sulle attività dei beneficiari attraverso il monitoraggio massivo e continuo dei loro acquisti e l'espressione anche di valutazioni sui loro comportamenti, ma questo è stato censurato dall'autorità garante e ora è stato finalmente eliminato, quindi i dati degli acquisti saranno visionati soltanto dalla Guardia di Finanza, che dovrà stipulare una convenzione con il Ministero del Lavoro per regolamentare i flussi informativi. Che dovrà stipulare, quindi vuol dire che ancora, che al momento non è ancora stata fatta. L'assenza, diciamo, di una convenzione tra Guardia di Finanza e Ministero del Lavoro, il lavoro di monitoraggio da chi verrà svolto? Al momento da nessuno, immagino, si è demandato poi a questa convenzione che immagino che insomma verrà stipulata a breve. Però i nuovi controllori non sono ancora stati nominati, per cui... per cui... Dobbiamo aspettare i decreti e le convenzioni. C'era stato un problema anche con il sito del reddito di cittadinanza. Chi si è collegato sul sito del reddito di cittadinanza il 4 febbraio può aver ceduto i propri dati di log a Google oppure a Microsoft Azure. Il garante nella memoria dell'8 febbraio ha censurato un'infrastruttura che consente questo passaggio e ha chiesto dei correttivi che immaginiamo siano stati già adottati. Risulta però ancora, a mio dire, non completa l'informativa privacy presente sul sito, perché nelle audizioni che ci sono state ieri in Parlamento si è saputo che il sito è gestito da Poste Italiane, ma questo elemento non è presente sull'informativa sulla privacy policy del sito. Gli utenti del reddito di cittadinanza possono stare tranquilli dal punto di vista della privacy al momento? Sicuramente possono stare tranquilli che il garante inserirà nei decreti tutti i presidi richiesti dalla normativa comunitaria. I decreti attuativi ancora mancano, però possono essere tranquilli rispetto al fatto che nell'immediato i loro estratti conto non verranno messi a disposizione sulle banche, su queste piattaforme informatiche che gestiscono tutti i flussi informativi.